Grigi di tipo B. Quelli di tipo B sono i grigi di Zeta Reticoli 1. Il nostro governo ha un trattato anche con questi grigi. La loro fisiologia più o meno è molto simile a quella dei grigi rigeliani. Esistono i due sessi, maschio e femmina. Una delle differenze che li distingue da quelli di tipo A è che hanno bisogno di cibo per sopravvivere, preferiscono assumere le proteine da prodotti lattiero-caseari e hanno forma sessuale di riproduzione. Grigi di tipo C, Zeta Reticoli 2, ne esistono due tipi, quelli di tipo C1 e quelli di tipo C2, sono i grigi di Zeta Reticoli 2, e sono alieni ricercatori che studiano noi e il nostro pianeta. La loro fisiologia è simile a quella dei grigi di Zeta Reticoli 1. La differenza sta negli occhi, i quali hanno grandi pupille nere, hanno i lobi delle orecchie, hanno lo stesso tipo di riproduzione come quelli di Zeta Reticoli 1 e hanno una bocca con delle piccole labbra. E una differenza dagli altri è che possono parlare anche utilizzando un linguaggio fonetico. Perché signori, a quanto pare gli altri alieni citati in questi due poderosissimi episodi non utilizzano le parole ma una sorta di telepatia, e questo, se ci pensiamo, è molto in linea con le milioni di testimonianze di incontro con i grigi sia durante le abduction che non. La differenza tra i grigi di tipo C e gli altri grigi è la forma della testa. Questo tipo di alieno possiede le orecchie più sviluppate, sono più piccoli del primo tipo di Zeta Reticoli 2 e per quanto riguarda la loro riproduzione questi alieni sono ovipari, ossia depongono le uova. E quindi, riassumendo i grigi utilizzando gli schizzi proposti da Blue Planet Project, abbiamo rigeliano o grigio malevolo, descritto nello scorso episodio, rigeliano o grigio di tipo A, grigio di tipo B e due tipi del tipo C. Abbiamo il grigio di tipo C1 e il grigio di tipo C2. Queste ultime due razze sono scienziati. E dopo aver raccontato delle forme di vita senzienti senza corpo materiale, dei rettiloidi, degli insettoidi nello scorso episodio e dei grigi, passiamo ai nordici. Nordici di tipo D. I nordici di questo tipo sono normalmente umanoidi biondi, altezza media 2 metri maschi e 1,70 m le femmine, peso medio 90 kg i maschi e 70 kg le femmine, temperatura corporea, pulsazioni e respirazione, pressione sanguigna, periodo di vita media 60 anni maschi e 23 anni le femmine. I nordici provengono da diversi luoghi, ma i principali luoghi da cui provengono sono le Pleiadi e il sistema stellare di Orione. Abbiamo trovato alcuni nordici più piccoli, con la pelle scura e i capelli scuri. Non vi sono ancora dati sufficienti su questo ramo. Nordici di tipo E. Quelli di tipo E vengono chiamati gli Orange, sono normalmente umanoidi dai capelli rossi, provengono dal sistema stellare di Bernard. Altezza media 1,70 m maschio, 2 metri la femmina. Peso medio 70 kg maschio, 50 kg le femmine. E già qui, no, immaginatevi un essere alto 2 metri che pesa 50 kg. Ti lascia di stucco, diciamo, no? Temperatura corporea, pulsazione e respirazione, pressione sanguigna, periodo di vita media sconosciuto e a volte sono stati visti alcuni esseri con la barba. Adesso, cari signori, parliamo degli uniterrestri, così da esplorare quelle che, secondo il Blue Planet Project, sono le razze ancestrali che colonizzarono il pianeta Terra. Alcune delle domande senza risposta circa l'evoluzione umana, quando un disastro ha colpito una missione che coinvolgeva 7 diverse razze aliene sulla Terra. Questa informazione è stata recuperata dal progetto Genesis 3 e da altri siti di Crash. Descrizione antropologica di ogni razza aliena interessata. Gli Altair, citati anche nel primo episodio, relativa gamma di magnitudine visuale assoluta più 2, forma di vita su base carboniosa, ominide, regno animale, linea vertebrati, classe mammiferi, ordine primati, famiglia ominidi, genere specie, Homo Altair. Abbiamo i Kizan Kalat, che arrivarono da un sistema binario. Una razza chiamata Tutukai Tikopai. I Kasimar, da cui poi, tramite l'incrocio degli Altair e i Kasimar, nacquero i Deviants. Abbiamo i Kushui Kotan, altra razza ancestrale che visitò il pianeta millenni fa e che cooperava con altre per quanto riguarda la missione ancestrale di cui tra poco parleremo. Gli Azdar e i Kapsan Jessan Pigan, gli uniterrestri, le 7 razze ancestrali secondo il Blue Planet Project.
Riassumendo tutto questo mega putiferio, viene raccontato che gli Altair e i Capsan Jessan Pigan erano le due razze che hanno gestito e organizzato l'intera missione. I Tutukai Tikopai erano ingegneri e gli Azdan si occupavano dei progetti ambientali, i Kasimar di oceanografia, i Kisan Kalat di costruzioni, i Kushui Kotan erano geologi e speleologi e difatti l'intenzione, signori, era relativa ad una ricerca genetica e di colonizzazione del pianeta Terra e del nostro sole che viene chiamato Neranda Bai. L'intento era il controllo. La sequenza della missione si svolse in questo modo. Divisione del territorio, ricerca con i rettiliani terrestri che hanno causato una mutazione e dato vita ai dinosauri, cancellazione dei suddetti dinosauri, distruzione della missione originale, i sopravvissuti e i loro problemi mentali vennero lasciati alla distruzione della missione, guerra fra sopravvissuti, distruzione di Pathion e creazione della cintura di asteroidi, sopravvissuti, separazione dei sopravvissuti e creazione delle antiche civiltà conosciute come Lemuria, Mu e Atlantide, Homo sapiens, Homo mermanus e Homo interior coesistono sulla Terra con le razze aliene sopravvissute e seguentemente ci furono nuovi sbarchi alieni e iniziò il dominio dei grigi e delle razze nordiche. Dire che tutto ciò è interessante è dire poco, per quanto il Blue Planet Project non sia assolutamente niente di ufficiale e di relativo ad un qualsivoglia documento ufficiale di intelligence, è proprio questo forse che gli permette di delineare la vicenda in modo cristallino. Chissà. Sicuramente la storia degli uni terrestri spiega in modo molto risolutivo alcune lacune storiche che abbiamo identificato in merito al nostro passato. Da un senso molto, ripeto, molto concreto e funzionale anche alle leggende relative a Lemuria e Atlantide e chiarisce difatti la presenza dei grigi sul pianeta, che non vorrei dire che è accertata, però, insomma, quasi. La verità è che data la vastità del cosmo, cari amici, si possono ipotizzare decine di milioni di specie che passano dal mondo animale agli imperi super avanzati, ma c'è anche chi di dovere che si domanda, ma se è tutto così immenso, e questo l'ho anche letto nei commenti del primo video, non pensi che forse è piuttosto improbabile che esseri senzienti che abitano molto lontano riescano a coprire tali distanze? Questa, signori, è l'arma dei debunkers. Ebbene, funziona solo con chi ha due di quoziente intellettivo. Non è la prima volta che lo spiego. Chi sei tu per conoscere il metodo di propulsione utilizzato da una razza aliena che ha 2 milioni di anni di storia in più del pianeta Terra? E inoltre, da scienziato presunto tale, sei anche molto arrogante nel tuo non essere nessuno a dire ciò, perché dovresti sapere che matematica alla mano è stato lo stesso Albert Einstein a spiegare che difatti è possibile piegare lo spazio-tempo. Chi ti dice che qualcuno là fuori, nato e cresciuto su di un esopianeta abitabile, nato miliardi di anni prima del pianeta Terra, non abbia imparato a farlo? Tutto ciò legittima scientificamente non solo gli UFO, ma anche una visita extraterrestre e una storia assurda, del tutto assurda, come quella raccontata nel Blue Planet Project. Voglio dire, per alcune persone là fuori, cari amici, piegare lo spazio-tempo come teorizzato da Albert Einstein nella teoria della relatività generale e passare da un punto A ad un punto B secondo un passaggio di ordine superiore utilizzando difatti l'energia in maniere che noi non ci possiamo neanche immaginare, potrebbe essere letteralmente uno scherzo. Potrebbero aver imparato a farlo quando il pianeta Terra era un vulcano a livello di tempistiche cosmiche. Ci siamo capiti? Lo dico da sempre, porre limiti umani nei confronti di ciò che non lo è antiscientifico. Sempre meglio lasciare aperta la porticina delle possibilità. Ci sarebbero tante questioni da argomentare, la verità è che là fuori potrebbero esserci esseri talmente tanto complessi che sfuggono alla nostra comprensione o a qualsiasi altra classificazione che riusciremmo a dare. A giorni, dicembre 2021, verrà lanciato il James Webb Telescope, un prodigio della tecnologia che riuscirà ad osservare la nascita dell'universo, riuscirà a guardare talmente lontano da riuscire a guardare indietro nel tempo. I prodigi di cui la razza umana verrà a conoscenza nei prossimi 100 anni rasentano la fantascienza e, come dico sempre, il tempo mi darà ragione. Sappiamo che per adattarsi alle condizioni che permeano gli abissi, alcuni pesci hanno sviluppato la bioluminescenza. Alcune anguille producono elettricità in maniera molto elevata, tanto da uccidere una forma di vita organica, quindi che in tutti e due i casi produce energia palpabile, visibile, utilizzabile, fruibile.
questo legittima seriamente possibilità cosmiche molto curiose. Per quanto mi riguarda, sono dell'opinione che questa caratteristica potrebbe essere presente in modo massivo là fuori. Potremmo forse trovare un essere del genere che produce ed immagazzina energia così da utilizzarla sia come strumento di difesa sia come sostentamento nei periodi di magra. Esseri per cui semplicemente non esiste classificazione, in poche parole, il sogno dell'esobiologia. Se per quanto riguarda la geologia e la conformazione degli esopianeti, gli scienziati studiano in primis il nostro pianeta, perché anche noi facciamo parte del tutto, perché non dovremmo prendere spunto dagli animali che sono presenti sul pianeta Terra per teorizzare in modo concreto altri esseri alieni? Se c'è una cosa che sappiamo è che lo spazio interstellare è un posto molto, molto ostile. Radiazioni, congelamento, assenza di gravità, di ossigeno, zero propagazione del suono, buio, detriti e pericoli in ogni dove. Vi assicuro che sulla base di questo, un'eventuale civiltà evoluta che è determinata a viaggiare nello spazio deve lavorare adeguatamente su di una tuta o forse su di un esoscheletro altamente avanzato che permetta comunque di mantenere abile il soggetto in ogni azione necessaria e che magari fornisca supporto tattico quando serve. Questo, per esempio, potrebbe essere un esempio molto figo di esoscheletro spaziale. Per quanto riguarda i vegetali, non scordiamoci che permeano ogni tipo di modello relativo ad un esopianeta abitabile e quindi potrebbe forse esserci la cura per il cancro là fuori? Che tipo di piante e vegetali esistono? Attenzione, perché per quanto riguarda le piante possiamo tranquillamente parlare di intelligenza e quindi, come te le immagini? Lascia un commento. E se difatti gli alieni là fuori si aiutassero con un misto di tecnologia, scienza ed elementi naturali? Noi non sappiamo minimamente che tipo di minerali o materiali esistano su di un esopianeta lontano in un'altra galassia. E se difatti, come qui, le sostanze su altri pianeti i minerali interagissero con le funzioni energetiche del cervello e aiutassero la tecnologia? Drone in grado di ampliare la capacità psichica dell'individuo. Una gemma che stimola le capacità di recupero neuronale dell'essere dopo un'intensa attività psichica. Chip e impianti che permettono l'interazione del cervello dell'individuo sensitivo con dispositivi quali droni, eccetera. Vedete, teorizzare nel dettaglio tutto ciò è clamorosamente lecito e affascinante. Alcune specie là fuori potrebbero metterci paura semplicemente perché non le conosciamo e altre, comprese i vegetali, potrebbero seriamente porre rimedio ad alcuni problemi importanti che dobbiamo affrontare qui sulla Terra. Una cosa è sicura. La risposta è là fuori. Per oggi, cari signori, direi che è tutto. La serie dei due video relativi all'elenco delle razze aliene termina qui. Mi raccomando, supporta il mio lavoro con un like e incoraggiami a portare più contenuti di questo tipo. Non vivere di indifferenza e aiuta questo video con un like. Se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, mi raccomando, iscriviti al canale perché dobbiamo assolutamente arrivare a 200.000 iscritti. Io vi voglio bene, è stato un piacere, veramente un piacere per me portare questa serie di due video, mi sono divertito tantissimo e noi come sempre ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu.